Baldur's Gate 3 è finalmente pronta a fare il suo debutto su PC e le console degli appassionati di giochi di ruolo. Questo terzo capitolo rappresenta uno degli episodi più importanti e influenti nella storia delle saghe RPG, basato sul celebre gioco di ruolo da tavolo di Dungeons & Dragons. Per comprendere appieno il contesto di Baldur's Gate 3 è necessario immergersi nell'entusiasmante universo narrativo di Forgotten Realms. Questo mondo affonda le sue radici nella mente del game designer canadese Ed Greenwood ed è stato ulteriormente sviluppato attraverso manuali, riviste, appendici e romanzi di autori celebri come R.A. Salvatore. I Forgotten Realms sono ambientati sul pianeta Amber Toril, un mondo simile alla Terra, ma abitato da una varietà di razze provenienti da genere fantasy. Dagli elfi ai goblin, dagli umani ai nani, fino agli halfling e ai dragonoidi, queste terre ospitano creature di ogni sorta. Inoltre, sotto la superficie, esiste una vasta area nota come sottosuolo, abitata da creature mostruose come Drow, Duergar, Lilithid, Mindflayer, ognuna mosse da differenti ambizioni. Uno degli elementi distintivi di questo universo sono i potenti draghi. Queste entità antichissime possiedono un potere incalcolabile, tanto da poter distruggere intere città in pochi istanti. Anche se il numero di draghi sopravvissuti è incerto, la minaccia che rappresentano è sempre presente. Il Faerun è un territorio vasto e variegato, con regioni che vanno da aridi deserti a rigorose foreste. Le terre di Faerun ospitano diverse città-stato, ognuna con governi, religioni ed economie distinte. Ad esempio, il Cormyr è un regno prosperoso grazie alla presenza di numerose fattorie e fiorenti commerci con insediamenti vicini. Le terre centrali occidentali includono città come Waterdeep, una metropoli cosmopolita, e Baldur's Gate, una città fortificata situata sulla costa della Spada. Uno degli eventi cruciali della storia di Forgotten Realms è noto come la discesa degli Avatar, o il periodo dei disordini. Circa 1300 anni dopo il patto tra umani ed elfi, durante questo periodo la divinità suprema, Lord Ha'o, subì il furto delle tavole del destino. Questi antichi artefatti attribuivano a ciascuno delle divinità del Pantheon, dei Forgotten Realms, i propri doveri, come guardiani della realtà. Mikul, il dio della morte, e Ilban, il dio della tirannia, cercarono di usare il potere delle tavole per eliminare Ha'o e tenere il dominio assoluto. Dopo oltre 20 anni dal secondo capitolo, Baldur's Gate è pronta a fare il suo ritorno. Questa volta il gioco è sviluppato non da BioWare, ma dai talentuosi Larian Studio, famosi per la serie di Divinity. La nuova avventura inizia a bordo di una nave del Mindflayer, un'antica razza abitante del sottosuolo, nota per il controllo mentale e gli esperimenti sugli ostaggi. Il protagonista del gioco, completamente personalizzabile, si trova imprigionato a bordo della nave, con un girino del Mindflayer impiantato nel suo cervello. La nave è attaccata da una schiera di nemici a bordo di possenti dragoni rossi, che causano danni catastrofici. Il protagonista riesce a liberarsi, ma scopre di avere un tempo limitato prima che il girino lo trasformi in un Mindflayer. La sua unica speranza è trovare un chierico in grado di estrarre l'esserino senza ucciderlo. Questo è tutto quello che concerne per quanto riguarda la storia di Baldur's Gate e quest'ultima parte in particolare riguarda l'inizio della storia di Baldur's Gate 3. C'è da dire che in questo momento questo gioco ha già venduto 2 milioni e mezzo di copie solo per PC, attraverso quindi l'accesso anticipato su Steam. Queste vendite hanno permesso già di riuscire a finanziare tutto quello che poi arriverà dopo all'uscita di Baldur's Gate 3. Inoltre voglio dire che anche Starfy ha messo in difficoltà Larian Studio, quel team che ha deciso di anticipare il rilascio di Baldur's Gate 3 pur non accavallarsi con il lancio del titolo targato Bethesda. Infatti, se vi ricordate, io vi avevo detto in un video di qualche mese fa
che Baldur's Gate sarebbe uscito, se non ricordo male, alla fine di agosto. Invece hanno anticipato tale data proprio per non mettersi in competizione con Starfield, che pare essere anche questo un titolo molto atteso dalla community e un titolo interessante, molto interessante. Però comunque poi torneremo a parlare di Starfield. Farò comunque a breve dei video in cui andremo a fare ulteriori approfondimenti su questo gioco. In questo momento comunque Baldur's Gate 3 sta andando molto bene, con oltre 470.000 giocatori simultanei di punta su Steam. Comunque credo che queste cifre comunque si riferiscono anche a qualche giorno fa, perché adesso al momento sono anche cresciute. C'è da dire che arriva oggi un altro importante traguardo per il gioco, forse il più importante per quanto riguarda Baldur's Gate 3. È infatti divenuto il gioco più venduto per ricavi su Steam sia in Italia che a livello mondiale. Già il fatto di essere i primi è straordinario. Aver battuto free to play come Counter-Strike Global Offensive rende il tutto ancora più incredibile, se si considera che il titolo di Larian è un genere notevolmente più di nicchia rispetto agli sparatutto. Quindi io stessa sono molto meravigliata perché comunque a me, come sapete, piace fare tantissimo gioco di ruolo, quindi questo è un GDR, però comunque era sempre stato destinato, veramente come ho detto prima, a una certa nicchia, veramente pochi si interessavano di questo genere di giochi. Invece, grazie alla enorme pubblicità che è stata fatta nei confronti di questo gioco, a quanto pare, anzi, è un dato di fatto, sono state vendute tantissime copie e al momento è il gioco più giocato su Steam. C'è da ricordare che, se non sbaglio, non è uscito ancora su PS5 questo gioco e credo, se non mi ricordo male, dovrebbe uscire a settembre. Quindi dobbiamo anche calcolare che tutti quelli che hanno la PS5 ancora non ci possono mettere le mani su questo prodotto. In realtà stiamo ancora attendendo le recensioni di questo gioco, però comunque credo che saranno del tutto positive. È incontestabile che la parte migliore di Baldur's Gate 3 è improntata sui dialoghi e quindi sarà sicuramente la storia. Intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se lo state giocando, se lo state apprezzando e quindi come vi trovate, in modo magari da farmi capire anche la vostra opinione, ma soprattutto c'è cioè, la vostra opinione, intendo l'opinione delle persone che veramente stanno giocando e che vivono interamente il gioco. Ok ragazzi, per oggi è tutto, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace in modo da sostenere anche questa serie e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi subito al canale attivando tutte le campanelle in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a postare. Ciao a tutti e alla prossima!